Ecco l'operetta, La Scugnizza, una delle più celebri del repertorio operettistico italiano. L'operetta è un genere teatrale e musicale nato intorno al 1850 per opera del grande compositore Offenbach. Diventa famosa e molto rappresentata in Francia e solo successivamente in Austria e poi anche in Italia. Differisce dal tradizionale melodramma e dall'opera lirica per l'alternanza di brani musicali col canto e parti dialogate o recitate. La particolarità dell'operetta nei confronti del melodramma non è la presenza di parti recitate o trame semplici, inverosimili, addirittura assurde, né della sua sfarzosa cornice scenica o nel gusto della parodia e anche dell'ironia. In verità ciò che la caratterizza è la straordinaria vivacità musicale, l'aspetto coreografico della scena. Infatti sono proprio le danze a costituire il nucleo fondamentale dello spettacolo, il coinvolgimento degli spettatori, la grande allegria e vivacità della musica e delle scene negli aspetti coreografici. L'operetta in qualche modo caratterizza il mondo culturale di fine secolo relativo alla borghesia francese ed austriaca e poi anche in Italia. Il desiderio di allegria, di storie sentimentali ambientate nella buona società del tempo. La Scugnizza è una delle operette del mondo dello spettacolo italiano del tempo, più note e rappresentate. Oggi forse l'operetta è un po' demodé, ma bene fa la Camerata Musicale ad inserire nei suoi programmi valori culturali tipicamente italiani che non possono e non devono tramontare. Non a caso La Scugnizza è ambientata nella Napoli di fine secolo con i suoi grandi valori culturali e musicali che hanno prodotto brani di musica veramente intramontabili, immortali. La Scugnizza è stata musicata da Mario Pasquale Costa sul libretto di Carlo Lombardo, regia di Giampaolo Mai. Il pubblico sulmonese ha mostrato di gradire lo spettacolo offerto dalla Camerata, sottolineando con entusiastici applausi le arie famose e le scene esilaranti.